Ciao a tutti, sono Fox e benvenuti, bentornati in questo sesto episodio della nostra carriera Landers su FIFA 17 con il nostro Brescia. Lo scorso episodio, come sapete, non è andato bene. Certo, una vittoria, un pareggio, una sconfitta, però noi saremo una squadra che deve spaccare mezzo mondo, diciamo. Oggi avremo tre partite di campionato, come potete vedere, Chievo in trasferta, probabilmente Bologna in casa e Udinese a Udine. Allora, mi dispiace per il ragazzo che mi ha detto vendi Ojo e prendi Keita, ma al massimo posso provare a prendere Keita. Ojo, come sapete, non si tocca. Certo, può prendersi dei turni di riposo ogni tanto, ma non si tocca, non lo venderò mai. Mi avete anche chiesto di far giocare di più Caracciolo, infatti torna con la fascia da capitano in una formazione mezza titolare. E io direi che possiamo giocare così. Oltre a questo, cambio i numeri, finalmente me ne sono ricordato. Purtroppo mi avete detto che i numeri sono un po' alti, solo che io non posso modificare più di tanto, visto che alcuni numeri, tipo quello di Ojo, non cambieranno mai. O ad esempio quello di Emerson, che ha 25 da 4 anni. E invece gli altri numeri sono tutti occupati praticamente. Quindi potete capire la mia difficoltà nel trovare nuovi numeri per i nostri giocatori. Posso dare il 21 del Fabbro, penso, e basta. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze al Bentegoli di Verona, dove si affronteranno Chievo e Brescia per questa ottava giornata del campionato di Serie A Team. Il Brescia naturalmente cercherà di tornare alla vittoria, visto che vuole vincere il campionato. Nient'altro da dire, come al solito. Il Chievo è sotto di noi, questo è l'importante. Se vinciamo potremmo raggiungere il Genoa, dai. Ora Zeturbo vede casa dei, che può mandare Caracciolo a giro! E Lairone, nonostante l'età, segna sempre con la fascia al braccio. 1-0 Brescia a Verona. Esulta lo spicchio di tifosi arrivati qua dalla vicina Lombardia. Ora Zeturbo prova a spingere. Zeturbo ancora, salta l'uomo, mette il cross all'interno dell'area per Caracciolo, se Culin blocca. Ora Vilena, lancio per Zeturbo, è messa malissimo la difesa del Chievo. Zeturbo può colpire e se Culin respinge coi piedi. Finisce qua il primo tempo, attacchi sporadici nostri, nulli del Chievo. Se continuiamo così però a me va bene, visto che non stiamo soffrendo. Ora Emerson cerca e trova Zeturbo, che si ferma. La mette, invece no, perché c'è calcio di rigore per il Brescia. Subito inizio il secondo tempo, Puccino ha steso in area Zeturbo. E naturalmente sapete già chi andrà. Ojo non è in campo, quindi andrà Lairone, che ora va a incrociare col destro. Lairone Caracciolo non gioca tanto, ma quando lo fa segna sempre. 2-0 Brescia, raddoppio, doppietta personale per il capitano. Vilena va a un gran recupero, poi cerca Caracciolo che riceve una sassata, prova a rientrare, Caracciolo a giro. Barella corre, scatta Barella, ancora lui, cerca Caracciolo che vede Casadei, Casadei di là per Emerson, calcia malissimo, contropiede buttato in questo modo. Ojo si ferma, rientra ancora Ojo, Ojo col mancino. E Seculin con una grande respinta. Ora Meggiorini prova a scattare a tutta la fascia libera, salta Lancini, ancora Meggiorini la mette. Adesso l'ha divorato, gran parata di Scuffet. Finisce qua, battiamo 2-0 il Chievo in casa loro, doppietta dell'Airone, che ha giocato e ha segnato. Vedete anche qua che ci sono state 4 occasioni al massimo, perché me ne ricordo io una in più. Con questa formazione andremo ad affrontare il Bologna a Rigamonti, speriamo di fare una prestazione eccellente come quella fatta col Chievo. Adesso la fascia del capitano come al solito andrà Ojo, non preoccupatevi. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze al stadio Mario Monti di Brescia, dove si affronteranno Brescia e Bologna per questa ottava giornata del campionato di Serie A Team. Il Brescia sta risalendo la classifica, anche perché è ancora abbastanza corta, quindi se lo può permettere. Però da qui in avanti basta errori. Cominciamo col Bologna, vinciamo, e dopo andiamo a giocare a Udine e vinciamo anche quella. Ora Parigini vede l'inserimento di Mariani, è una gran palla, Mariani può andare, invece la stoppata, cazzarola. Deve difenderla sull'attacco di destro, poi prova a giro, colpisce Locatelli, poi di nuovo Ojo traversa. E poi Mariani al volo, blocca, pat. Poi la chiusura di Vilena, Mariani, la tocca Ojo. Ojo! Non può sbagliare il capitano, ma oggi ha segnato solo chi portava la fascia al braccio. Prima Caracciolo e poi Ojo. Comunque vantaggio Brescia contro il Bologna. Gran recupero di Vilena che l'aveva capita. E grande invenzione di Mariani.
Milena, cerca in profondità Parigini che si è girato bene! Un grandissimo gol di Vittorio Parigini! Una bella palla di Milena che ancora una volta è importantissimo, ma lo stop ha fatto il gol questa volta. È una di quelle volte in cui si dice se la stoppi bene hai segnato. Ora attenzione, il pallone interessante per Schmidt che la mette del Fabbro, l'ha toccata quel tanto che bastava. Poi altro cross di Krejci, Vilena allontana. Male perché c'è Pulgar. Pulgar può calciare, serve Nogi! Scuffetti in angolo. Mariani mi sa che dovrà uscire. Schmidt la mette, Paolo Oliveira la rimette, Pulgar! Caldara salva tutto, gliela ridanno lì, cazzo! Non ci potevo fare niente, ho schiacciato tutti i tasti per spazzare, pensavo che fosse entrata. Lui invece gliela ridata sul piede. Al gol subito la beffa, Mariani si è fatto male, era appena rientrato in campo, ma non è in condizione, speriamo niente di grave per lui. Il gol più rocambolesco della giornata. Perché deve succedere sempre contro di me? Cos'è questa cosa? Salta bene un uomo, poi cerca Ojo, che prova il sinistro giro dal limite. Un sinistro a giro lo sai fare, me lo sai creare? Ora Schmidt. E che... come? No, io non ci voglio credere. Questa partita era già in saccoccia per noi. Poi... Sono successe cose, non ho più voglia di dire le cose che sono successe perché non hanno senso. Ora attenzione, Vera, lancio per Caracciolo. Caracciolo prova a rientrare come suo solito, poi serve Vera, non ha calciato! Va da Caracciolo, fallo, e fallo, ma Caracciolo spara la botta! Krejci falciato da dietro da Georgen che probabilmente si beccherà rosso, ma è per una buona causa. E infatti eccola qua la prima espulsione di stagione. Seconda. Ora Mazzitelli uccide, recupera palla ma la butta via. Schmidt. Mazzitelli è entrato, ha fatto solo stronzate. No. Cerci ci vuole provare. Va lui col mancino. E vabbè, ma il loro portiere è Dio. Ora il lancio di Vilena. Caracciolo prova la sponda. Ma non ci riesce... Non ci è riuscito niente! Che sia niente! Un cazzo ci è riuscito nel secondo tempo! Nel primo tempo tutto bene, tutto bello. Gli hanno regalato quel cazzo di gol, nonostante abbiamo aperto il culo al Bologna. Loro, tranquillamente, un rimpallo di qua, un altro rimpallo di qua, Mazzitelli che gioca per loro dall'altra parte, e abbiamo perso 4-2 in casa in rimonta. Fuori 5 giorni Mariani, fuori una partita Georgen, Casadei non gioca una partita su 9 e dice ma io voglio giocare, che squadra di merda! Con questa formazione andremo ad affrontare l'Udinese. Alla Dacia Arena si affronteranno Udinese e Brescia per questa 10ª giornata del campionato di Serie A team. Vorrei almeno mantenere una media punti decente, almeno 15 punti. In 10 partite li vorrei fare. Speriamo che l'Udinese non ci fermi come al solito. Andiamo a giocare. Attenzione da Jose Perez che perde palla. E Zturbo può andare. E Zturbo può andare. E Zturbo può andare. Sì! A Jose Perez prima perde palla e poi si fa autogol. Dopo che Zturbo l'aveva sbagliato. Infatti, ah no, è Alexis Perez, non è il vero Jose Perez, è uno giocato inventato. Vilena va in mezzo, interessante per Romagnoli, Carnesi si respinge. Casadei si ferma, va centralmente, trova Zturbo che va col destro! 2-0, Brescia, appena dopo la mezz'ora. Zturbo! Porco... Finisce qua il primo tempo, stiamo vincendo 2-1 contro l'Udinese. Ma tanto loro pareggeranno o vinceranno, perché noi non possiamo cercare di raggiungere la vetta ormai. Attacco insistito dell'Udinese con Guilherme che cerca Bruno Fernandes. Ali Adnan si libera, scuffette col gomito. Ali Adnan. Ma che coglioni! Ora Schelotto, la tocca per Pasalic e poi Casadei alto!
Perché noi tiriamo alto e loro sempre? Ogni tiro che fanno in porta. È fuori gioco! Non conoscono le regole del fuorigioco su sto gioco. Ora attenzione al recupero di Vilena e la palla è buona per Casadei e la restituisce. Vilena si ferma, cerca in mezzo qualcuno, la palla gli resta! E segna il gol del 3-2. Altro gol importante di Vilena in due episodi di fila. Ma dobbiamo mantenerlo il vantaggio una volta, per favore ragazzi. Io ve lo chiedo per favore. Davvero? E guarda Lancini! Ora Zeturbo aspetta e trova bene Emerson che spinge. Ancora Emerson. Serve in mezzo Cerci che non può sbagliare! Il primo gol in campionato di Alessio Cerci. Il primo gol con la maglia del Brescia finalmente. Ma io non ce la faccio più. In questo episodio abbiamo subito 4 rimonte. 3 dai, 3. Cerci va al lancio, attenzione a Zeturbo che può andarsene sull'errore di Guillermo. Zeturbo non può sbagliare, la chiudiamo 5-3, inverosimile la doppietta di Zeturbo. Però che cazzo, non si può soffrire così tanto per vincere una partita, specialmente se sei la capolista. Cioè non siamo la capolista, però siamo i campioni. Finisce qua una faticaccia anche quest'oggi riuscire a vincere, però abbiamo fatto 6 punti su 9. Deludente visto che erano 3 partite in cui potevamo fare punteggio pieno. Però nel calcio e specialmente su FIFA si viene penalizzati. Comunque ragazzi, io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. In caso vi invito a lasciare un piace, commentare, iscrivervi. E noi ci vediamo come al solito domani con un nuovo video. Ciao a tutti.